invece ora è il turno della narrativa e l'autrice arrivata terza in questa sezione è Sofia Paolinelli della terza C di Cervasco. E ha scritto La favola della vita. Come accaduto già prima, complimenti intanto Sofia, puoi accomodarti. Come accaduto già prima, non potremo ascoltare integralmente il brano, ne ascolteremo solo alcune parti, quindi ora vi sintetizzo il racconto. Matilde è una bambina di 10 anni che osserva con occhi spaventati il profondo disagio di sua sorella Giulia, un'adolescente inquieta che, per un mix di malnutrizione, alcol e droghe, si ritrova in coma. Ascoltiamo ora il giudizio critico della professoressa Miriam Leonardi. La favola della vita è un racconto intenso nell'approccio tematico, compatto nello sviluppo, toccante nella resa di personaggi fragili e tormentati in un estenuante groviglio di sentimenti. Pregevole il profilo della piccola Matilde nell'essenzialità dei tratti. La narrazione lineare e diacronica si dipana con vigoria di stile soprattutto nelle forme dell'immaginario infantile con cui il soggetto narrante interpreta le dolorose vicissitudini familiari. Complimenti davvero. Ascoltiamo ora la lettura di alcune parti, lettura fatta da Federica Polverari della quinta C liceo scientifico. La favola della vita. Matilde a volte ha paura. Ha paura che veramente un giorno sua sorella non tornerà più. Che una mattina non sarà lì nel letto a lamentarsi della sveglia. Matilde odia i suoi 16 anni, odia il fatto che la sua migliore amica, la sua confidente, la ragazzina con l'apparecchio e le magliette colorate sia stata inghiottita da quel mostro tutt'ossa, dagli occhi sempre impiastricciati di nero e i capelli a spaghetto, che è ora Giulia. Non lo sa bene come sia successo, quando abbia iniziato a preferire un mondo così diverso da loro, così oscuro, così pericoloso. Come se non sapesse Matilde che gente gira attorno a sua sorella o cosa succeda quando Luca e Giulia si chiudono nella loro stanza mentre mamma e papà sono al lavoro. 10 anni sono pochi e per il mondo non si è ancora niente, ma spesso non servono così tante decine per capire il mondo. Matilde ha 10 anni e sa che sua sorella sta male, i suoi genitori 40 e non lo capiscono. Dalla sua ha solo la brutale sincerità tipica dei bambini. Una mattina ha consegnato a Giulia l'immagine di uno scheletro. Tu sei come lui, gli ha detto, e Giulia le ha tirato un ceffone. L'incantesimo è ben lontano dall'essere spezzato. Ogni giorno una nube nera di sconforto pare inghiottire sempre più la sua famiglia. Giulia rimane prigioniera del suo sonno, i suoi genitori schiacciati dalla consapevolezza, dalla delusione che sentono verso se stessi. Matilde è al centro del vortice. Tenta di camminare in bilico, sopra un abisso di amarezza e di sofferenza. Non possiede il coraggio di un eroe, né i suoi mezzi. Non conosce alcuna magia, anzi, conosce ben poco della vita. Eppure Matilde prova un amore sconfinato per quella ragazzina che da giorni giace sullo stesso letto e per quell'uomo e quella donna che vagano come sonnambuli per le stanze di casa. Quinta elementare è una famiglia sulle spalle. E per ore le racconta la favola che continua fuori dal sogno. E mentre parla, si immagina fili luminosi e sottilissimi che avvolgono Giulia,
mentre il nero del male che l'avvelena lentamente trapassa la sua pelle. Sarò la tua magia, Giulia, quella che ti salverà.